Sei cose che fanno impazzire un libertino, annulla il suo ego. Allora, quali sono sei cose che fanno impazzire, che coinvolgono un uomo libertino, un donnaiolo? E sono cose che annullano, tra virgolette, il suo ego, cioè lo abbassano, perché un libertino comunque, diciamo, conquista anche per un piacere egocentrico. È diverso dal narcisista che va alla ricerca soltanto del potere sull'altra persona. Un libertino ama l'aspetto edonistico, ovviamente, quindi il piacere, insomma, fine a se stesso, ma anche il piacere emotivo della conquista. Quindi è un'altra cosa che piace molto al libertino, che lo coinvolge, diciamo, da questo punto di vista. E che cos'è quindi che lo manda in tilt? Che è quando gli si annulla un attimino il suo ego, quando si abbassa il suo ego. Questo lo fa sì che tenda a coinvolgersi, fa sì che tenda a viversi una relazione, diciamo, piacevole. E fa sì che investa soprattutto sulla donna. È l'unica cosa, perché se tu con un libertino ti dimostri, diciamo, disponibile, ti dimostri una donna che vuole costruire qualcosa, verrai fatta rimbalzare, non ti darà quello di cui hai bisogno e si allontanerà da te. Ecco, quindi questo è una cosa fondamentale. Quindi attenzione che con un libertino bisogna, diciamo, agire diversamente. Quindi quali sono queste sei cose che tu puoi fare e che ti daranno dei risultati strepitosi nei confronti di un libertino? La prima è che lo ignori totalmente, non lo prendi in considerazione, cioè non lo carichi proprio. Quando sei con altre persone, dedichi l'attenzione ad altre persone. Comunque lui non deve essere, diciamo, no, lui non deve prenderlo minimamente in considerazione. Deve essere uno che non ti, di cui non ti frega assolutamente niente, che lo scarti. Deve essere uno scarto, diciamo, per te deve essere semplicemente uno scarto. Non deve essere una persona col quale, diciamo, fai qualcosa. Fottitene, fottitene, fottitene. E vedrai che lui cambierà. Devi tenerlo come se fosse una merda, praticamente, non considerarlo, ignorarlo totalmente. Questo è quello che devi fare se tu vuoi. La prima cosa fondamentale che tu devi fare se vuoi, diciamo, ottenere dei risultati da un libertino, perché invece le donne fanno contare, che bello, e questo farà sì che lui ti sfanculerà. Quindi ignoralo completamente. La seconda cosa che lo fa andare in bestia è che dai più valore ai suoi amici, perché, come dire, questo annulla il suo ego, no? Come dire, in un gruppo di amici, quando lui non viene considerato, beh, non può nascondere la cosa, ma quando una donna dà la preferenza a un suo amico, ad esempio, beh, questo lo colpisce, perché cavolo, cioè, tra le tante persone, proprio cioè lui fa una figura di merda davanti agli amici. E questo, se hai possibilità di farlo, lo manda veramente in tilt, perché la cosa a cui tiene di più è far bella figura. È libertino anche per vantarsi davanti agli amici delle sue capacità di conquista, della sua forza per conquistare le persone. Quindi questo è un qualcosa che lo manda completamente KO, diciamo. La terza cosa è che lo prendi in giro, fondamentalmente. Ti prendi gioco di lui, gli dai buca, non sei totalmente disponibile. E questo è un'altra cosa che lo destabilizza, fondamentalmente, perché e si è preso per il culo, diciamo, da una donna. Per il libertino è la massima onta, no? E quindi cercherà di far di tutto per ripristinare le cose.
Questo è fondamentale. Un'altra cosa è che nei messaggi, ad esempio nei messaggi WhatsApp, non lo blocchi ovviamente, ma lasci messaggi non letti. Ecco, questo, il fatto che tu poi eventualmente puoi trovare delle strategie per leggerli senza che lui se ne accorga, spegni il telefono, cioè metti il telefono in modalità aerea, vai a vedere su WhatsApp cosa ha scritto, poi ricordati di uscire da quel messaggio prima di, diciamo, rimettere il telefono in modalità, diciamo, normale, comunque, oppure te ne fotti direttamente, non leggi assolutamente i messaggi. E senza bloccare, però, questa è un'altra cosa che manda in paranoia praticamente il libertino, perché non sa più che pesci prendere, no? Quando si trova in queste condizioni, beh, per lui non è semplice, insomma. Un'altra cosa è che lo mandi a fare in culo, praticamente, lo allontani, lo abbandoni, i libertini patiscono l'abbandono e ti fai vedere felice, e ti fai vedere ancora più felice, cioè devi vederti meglio di quando ti ha trovata, di quando ti ha conosciuta, e questo è un altro grande sistema, no? Cioè lascialo, somministra abbandono e fatti vedere rinata, rigioita, più felice, più bella, più allegra. È un'altra botta che mica da poco per il libertino, un altro colpo forte, insomma, che tu puoi utilizzare e che ti suggerisco di fare. È molto, molto utile, e molto importante. E poi, se invece il libertino si è allontanato lui, anche qua tu indirettamente devi fargli capire attraverso i tuoi comportamenti che di fatto ti ha fatto un favore, che te lo sei tolto dalle balle fondamentalmente, che è un qualcosa che avessi fatto tu, quindi evita tassativamente di cercarlo, evita tassativamente di prendere in considerazione ogni suo messaggio, fai un no contact totale e vedrai che anche qua il libertino vivrà, andrà in tilt, perché non riuscirà a capire come mai hai fatto questo e questo... perché non ha più ascendente su di te. Ecco, queste sono le sei cose che più di tutto fanno impazzire un libertino, sei cose che più di tutto fanno sì che un libertino si coinvolga, sei cose che più di tutto annullano di fatto l'ego di un libertino, e questo è quello che devi imparare a fare. Bene, per questo video è tutto, se ti è piaciuto metti un like, condividilo con i tuoi amici, iscriviti al canale attivando la campanella, così riceverai la notifica dei nuovi video, e ti ricordo che puoi seguirmi anche su Instagram, Massimo Tramasco Ufficiale, e su TikTok. Inoltre sul canale ti puoi abbonare scegliendo tra diversi livelli di abbonamento.